Ragazzi, voi non potete capire e immaginare di che indiscrezioni di calciomercato dobbiamo parlare. Ma io vi invito a lasciare almeno, non dico tanto, 3500 mi piace su questo video se volete subito un nuovo episodio di aggiornamento di bombe di calciomercato del Gabon. E fidatevi, ragazzi, che sti giorni ne usciranno veramente tantissime perché il calciomercato è alle porte. E non alle porche, quindi se volete poi il ritorno di prepotenza giornaliero su questa serie, cominciate a farmi vedere tutto il vostro supporto e vi porto pure il buon Fabio. Io basta e faccio un movimento di 10 secondi, non respiro più. La vecchiaia. Mi piace 25. Mi piace. Iscrivetevi e attivate la campanella anche su questo canale, oltre che sul primo canale YouTube, sono due canali di calcio paralleli, ho anche un terzo canale YouTube non di calcio. I canali, se siete interessati, li trovate tutti in descrizione o vi compariranno qui durante il video. Tifosi del Milan, dell'Inter, da Juve, da Roma, dell'Atalanta, anche un po' di calciomercato estero, Napoli, preparati. Allora, da dove comincio? Lo so manco io. Questo è troppo pesante, ve la dico dopo. Voglio partire dalle cose un po' più moscettine. E ragazzi miei, ecco, partiamo soft. Partiamo soft perché l'ennesima sconfitta della Sampdoria sta facendo pensare a Ferrero seriamente di esonerare d'Aversa. E l'indiziato numero uno per sostituirlo, ragazzi, è un calciatore veramente pesante. Stiamo parlando di Dejan Stankovic, attualmente alla Stella Rossa, che insomma non si sta comportando poi così male. Da quello che sta trapelando in queste ore, l'ultima possibilità che viene data ad Aversa è il derby della Lanterna che si giocherà, ragazzi miei, veramente a breve. Dovesse fallire anche questa opportunità, ragazzi miei, Stankovic diventerà il nuovo allenatore, molto probabilmente della Sampdoria, ne ha parlato anche GDM Gianluca Di Marzio. Allora, che vi dico qua? La Fiorentina sembra aver piazzato, ragazzi, un colpo, perché è quello di cui si sta parlando. Stiamo parlando di un calciatore importante dell'Lille, operazione da 15 milioni di euro e parliamo di Koné. Questa Fiorentina, nel frattempo, per risalire tutto, che si vuole rinforzare non poco e che, ragazzi, vuole tornare sempre più competitiva e vuole provare a lottare per traguardi particolarmente importanti. Forse si sono resi conto che con Italiano e con il gruppo che hanno, già quest'anno possono fare qualcosa veramente di importante. E ragazzi miei, c'è ancora il sogno Berardi. Sembra che la Fiorentina abbia offerto al Sassuolo 20 milioni di euro più 7 di bonus. Berardi che vuole, da quello che ho capito, andare via. E accetterebbe di buon grado la destinazione viola. Preparatevi, ragazzi miei, potrebbe essere quest'anno un calciomercato di quelli pesanti, calciomercato anche invernale, ovviamente sto parlando di calciomercato invernale. I rinnovi di Brozovic e Perisic sono sul tavolo nerazzurro, ragazzi. E Marotta e non solo stanno facendo di tutto, hanno dei continui colloqui con i rispettivi procuratori dei calciatori per cercare di rinnovargli il contratto. Ovviamente anche Perisic si sta mettendo particolarmente in mostra e sta dimostrando di essere utilissimo alla causa di Inzaghi. E Brozovic chiede cifre pesanti e importanti, ma viste le ultime prestazioni, ragazzi miei, sta dimostrando di essere un centrocampista veramente stratosferico, ha le chiavi del centrocampo dell'Inter praticamente in mano. Mi sa che l'Inter è costretta ad accontentarlo perché poi anche le prestazioni attuali sul campo in fase di rinnovo parlano per lui, no? È l'Inter, secondo me, che deve fare uno sforzo in più per accontentare Brozovic e non viceversa, perché è così che funziona ovviamente, no? E staremo a vedere la volontà di Brozovic e di Perisic. Da quel che mi risulta è di voler restare all'Inter, ma tra il dire e il fare, ragazzi, c'è sempre di mezzo il mare, quindi facciamo particolare attenzione. Vlahovic, ragazzi, continua a prendere piede questa indiscrezione di Dusan Vlahovic. Ragazzi, non si sa quel che farà, ma diciamo che stanno arrivando alcune indiscrezioni che fanno pensare che Vlahovic, ragazzi miei, ovviamente prima del 2023 possa lasciare questa Fiorentina. C'è di mezzo un costo del cartellino veramente pesante perché lo ha detto lo stesso commisso, non vuole farsi prendere per le palle
dal procuratore, dal calciatore, né dalle altre squadre che offrono determinate cifre che sono più basse rispetto a quello che lui chiede, e le prestazioni di Vlahovic attualmente non aiutano la situazione, perché ovviamente, ragazzi, più segna e più commisso vuole soldi, visto che il contratto non scade adesso ma scade nel 2023, quindi ancora tanto tempo a disposizione. Però te, ragazzi miei, ha lasciato intendere, insomma, che non è ancora chiusa la situazione. Chi lo sa, c'è l'1% di possibilità che riescano a convincere Vlahovic a restare, perché ha offerte da squadre importanti barra pesanti, e la Fiorentina da questo punto di vista si sarebbe già parata le chiappe, se così possiamo dire. Núñez del Benfica, 11 gol finora e 2 assist, sarebbe l'indiziato numero 1 per sostituirlo. Comunque, per il momento, c'è chi dice è presto per decidere il suo futuro, ma sembra sempre più lontano da Firenze. Scusate, mo vomito. Allora, ragazzi, Mertens aspetta un segnale da De Laurentiis e dal Napoli. Il suo lo sta facendo e lo abbiamo visto quando è stato chiamato in causa, no? Per via dell'assenza di Osimhen, lui sicuramente ha risposto presente, è pur sempre il miglior marcatore attuale della storia del Napoli, e sarà difficile per qualcuno per il momento superare questo record. E lui sta aspettando un segnale, sarebbe anche disposto, non dico ad accontentare quello che offre il Napoli, però conoscendo l'amore di Mertens per il Napoli, vista anche la sua età che va avanzando, chi lo sa. Diciamo che filtra ottimismo, ma con cautela, staremo a vedere. E è previsto, ragazzi miei, prima di Natale o prima della fine dell'anno, un nuovo summit con Insigne. Anche in questo caso, quello che sta trapelando nelle ultime settimane è di una sorta di avvicinamento, no? Quindi, se Insigne prima era visto completamente lontano dal Napoli, senza alcuna possibilità di rinnovo, diciamo che adesso la situazione sulla bilancia si sta riequilibrando e sembra che Insigne alla fine possa rinnovare questo contratto. Cari tifosi del Napoli, questa ve la devo dire, visto che stiamo parlando di Napoli. No, ve la dico tra poco, va. Passiamo alla Roma. Situazione Roma, per gennaio urge un centrocampista, urge un terzino. Ragazzi miei, Dalot e Berezinski per la fascia sono indiziati numero uno. Dalot soprattutto lo vorrebbe Mourinho a tutti i costi, che portò proprio al Manchester United. Per il centrocampo, per la mediana, spunta un calciatore interessante che non era mai uscito fuori finora, Roca del Bayern di Monaco. Si dice che sia un'operazione fattibilissima e che si possa chiudere a breve. Ne ho anche una per i tifosi della Juventus, ve la dico a breve, ragazzi, ma prima resterei in ambiente Roma? Anzi no, andiamo alla Juventus. Si sta parlando di un addio di Arthur in prestito, perché, ragazzi, Allegri non è soddisfatto per il momento di questo calciatore, ma non può partire a titolo definitivo. Nel frattempo mi si sta a scaricare la batteria, ma tanto voi non vedrete assolutamente nulla. Non può partire a titolo definitivo perché c'è da ammortizzare, ragazzi, un costo particolarmente pesante a bilancio, a meno che non arrivino offerte che vadano, che permettano alla Juventus di generare plusvalenza, ma è particolarmente impossibile. Arthur potrebbe andare via in prestito, chi lo sa, con eventuale diritto di riscatto. E le destinazioni? Vabbè, ne riparleremo, perché sono uscite fuori un paio di destinazioni, onestamente parlando. Cari tifosi del Napoli, è arrivato il momento di parlare del mercato in uscita. Non so fino a che punto De Laurentiis possa accettare un addio di questo tipo, viste soprattutto le ultime prestazioni, no? Spalletti lo ha rivitalizzato completamente, ma c'è una squadra forte su di lui. Stiamo parlando del Liverpool. Dice, ma di chi sta a parlare? Sto parlando di Fabian Ruiz, ragazzi. Sicuramente De Laurentiis sparerà delle cifre sproporzionate, ma in Premier League, ragazzi, sappiamo che, insomma, si spendono parecchi soldi e si va anche a sopravvalutare economicamente i calciatori. Quindi fate particolare attenzione, perché alle giuste cifre, ragazzi, De Laurentiis sarebbe disposto a monetizzare. E poi dovrebbero intervenire sul mercato di riparazione a gennaio? Probabilmente sì, ma dovessero entrare un sacco di soldi, insomma, non sarebbe un problema. Cari tifosi dell'Inter, si sta parlando, viste le ultime prestazioni di Inzaghi, allenatore ovviamente dell'Inter, con contratto in scadenza nel 2023, di rinnovo fino al 2025, e l'attuale stipendio passerebbe, aumenterebbe di 2 milioni in più all'anno. Attualmente ne guadagna 4, arriverebbe a guadagnarne 6, ma secondo me, ragazzi miei, per quel che sta facendo vedere, il rinnovo lo sta meritando, e credo che anche voi tifosi dell'Inter siate d'accordo con la società, no?
tifosi del Milano, mo arrivo, Mourinho. Dobbiamo parlare anche di Mourinho, perché ragazzi, oltre all'interesse fortissimo del Newcastle, ma questa era già cosa saputa, sembra che l'Everton abbia puntato fortemente su di lui. Sembra che per il momento, nonostante la terza sconfitta consecutiva dell'Everton, se non vado errato, sembra che sia stata rinnovata la fiducia a Benitez, ma c'è chi dice, ragazzi, dall'Inghilterra le voci circolano, rimbalzano e via dicendo, c'è chi dice che Mourinho sarebbe disposto ad accettare l'Everton. A me mi sembra strano, onestamente, ha sposato un progetto triennale. Poi, per carità, le vie del calciomercato sono infinite, ma credo che attualmente la volontà di Mourinho sia quella di restare alla Roma. Dembélé Juventus, ragazzi, si sta parlando di questa indiscrezione, c'è anche il Paris Saint Germain, c'è anche il Tottenham. A me verrebbe da dire, attualmente non ci stanno gli sordi, non solo per la Juventus ma in generale. Mi sembra un'operazione abbastanza difficile, staremo a vedere quel che accadrà. Io ve l'ho riportata, ovviamente, anche se ci credo poco, perché per dovere di cronaca l'hanno riportata in parecchi. Capitolo Boca. Ragazzi, il Napoli diciamo che resta alla finestra, però ci sono due squadre che stanno prendendo l'iniziativa e non poco. L'Atalanta lo vorrebbe prendere a gennaio per circa 18-20 milioni di euro, ma lo Shakhtar, sappiamo chi allena lo Shakhtar, è il Sassuolo, ex allenatore, De Zerbi, avrebbe offerto 10 milioni di euro più Solomon. E ragazzi, il Sassuolo ci starebbe pensando, deve pensare a quella che è la migliore alternativa, vogliono cederlo, questo è quello che vi posso assicurare. Ripeto, c'è il Napoli alla finestra e osserva per il momento Guardingo. Leonardo potrebbe andare via dal Paris Saint Germain qualora arrivasse Zidane come nuovo allenatore. Già solo legge Zidane al Paris Saint Germain, ragazzi, me l'ho detto, che pronuncia. Leonardo potrebbe non accettare l'arrivo di Zidane e potrebbe andare via. Questo è quello che sta trapelando. Ma ragazzi, mi è un qualcosa veramente di pazzesco barra esagerated. Non lo so fino a che punto possano decidere di cambiare allenatore, situazioni, o che insomma, e va bene. È arrivato il momento, è rimasta una sul Milan e una sulla Juventus. Parto dal Milan. I tanti infortuni, attualmente solo Ibrahimovic è disponibile, Pellegrini che si è rotto e questo così, e Giroud colà. Il Milan vorrebbe puntare fortemente per gennaio su Jovic, operazione in prestito direttamente da Real Madrid. Real Madrid che non ha chiuso assolutamente la porta, anzi, anzi potrebbe per gennaio, ragazzi miei, arrivare il rinforzo in attacco per il Milan, perché attualmente, ragazzi miei, insomma, hanno la coperta alquanto corta, nonostante numericamente sulla carta, insomma, erano ben coperti a inizio stagione, no? Pellegrini era stato preso proprio per garantire magari l'alternanza non solo Ibrahimovic e Giroud, ma proprio in caso di infortunio c'era lui, invece, ecco, le carte completamente mischiate. Ma Jovic in prestito, ragazzi, è forte l'interesse e potrebbe arrivare, una voce che già è uscita fuori tante volte. Tifosi della Juventus per gennaio, Allegri si è reso conto che là davanti Morata ne ha butta dentro manco coi mani, ha butta dentro una volta sì e 10 no, nell'ultima partita un litigio, ma che ho fatto, hai fatto fallo, sei fatto ammonire, stai zitto e così, eccola, esci, non rompere i coglioni, Ragazzi miei, c'è l'opportunità, sei mesi, poi eventualmente prestito diritto, obbligo di riscatto, questo non ve lo so dire, ma per il momento si sta parlando di prestito secco. Icardi potrebbe farsi 6 mesi alla Juventus, da gennaio ovviamente fino a giugno, e è un'indiscrezione che sicuramente ne riparleremo nelle prossime settimane quando riaprirà il calciomercato, perché c'è chi dice che è già fatta. Io resto un po' più cauto, però la Juve vuole rinforzare la fase offensiva perché peccano attualmente in termini di reti tramutate. Ma c'è anche l'ipotesi Cavani, che è in scadenza di contratto, il contratto gli scade a giugno, da gennaio può anche ovviamente cominciare a decidere di accasarsi altrove, ma c'è chi dice che si potrebbe anticipare. Quanto può costare il cartellino attualmente dei Cavani, per quanto sia forte, ma all'età una cosa, no? 50 milioni di euro, no, sto scherzando. Potrebbe arrivare Cavani come alternativa ai Cardi. La Juventus vuole fare l'operazione più low cost possibile, ma rinforzare l'attacco sin da subito in realtà, per chiudere la stagione in una maniera migliore rispetto a quello che attualmente gli attaccanti non stanno garantendo lì davanti. Vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social stanno compreso, tutti in descrizione, contenuti consigliati, e noi come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao raga!